Allora, alla vigilia della partita contro la Yamamay, sentiamo Anna Colonna, che è un po' che insomma non ci dice niente ai nostri microfoni. Anna, allora parliamo di questa partita, un derby insomma bello, tosto, che arriva in un momento bellissimo per voi. Ma bello anche per loro. Sì, certamente anche per loro, perché infatti hanno fatto un bel colpaccio all'ultima vittoria e stanno andando molto bene anche loro. Certo, però anche voi, 4 vittorie di fila, Anna. Certo. Adesso sta andando tutto bene, giusto? Sì, siamo in una scia positiva e abbiamo intenzione di continuare in questa direzione. E quindi, sai, però è un derby, quindi l'idea è quella di giocare il meglio in un palazzetto così, poi ci sarà anche tanta gente, immagino. Quindi sarà una bella partita sicuramente, molto carica anche di buona tensione agonistica. E, insomma, io ci credo, voglio portare a casa il risultato. Anche perché, diciamo una cosa, tu sei varesina. Sono di Legnano e ora... in provincia di Milano. Giusto, hai ragione. però insomma sei più dalla parte, diciamo che abiti in quella zona dove è più vicino a Varese. Ma tu non lo sai, ma tra Legnano e Busto Arsizio c'è sempre stata una rivalità. È vero, no, me l'hanno detto, ecco, che rivalità è molto sentita, quindi sì, tutto sì. Dicono che la cosa bella di Busto è che in 5 minuti arrivi a Legnano, E allora da legnanese avresti una voglia matta di battere Busto. Certo, assolutamente. Poi in quel palazzetto ho giocato tante volte. Che sensazioni ci sono, Anna, prova a giocare in un palazzetto dove si gioca in A1, tra l'altro, quindi voglio dire, posto... è bello, però ci sono dei riferimenti molto diversi rispetto alla palestra che abbiamo qui ad Albese, quindi anche per le recezioni, per il palleggiatore, c'è da prenderci confidenza, insomma, quindi... però è molto bella la sensazione, quello non c'è. Non so se lo sai, ma te lo dico in anteprima, da questo sabato i tifosi potranno vedervi in diretta streaming, perché abbiamo anche questa novità. Da questo assolutamente che sì. Bello. Abbiamo sperimentato anche questo. Questo però non deve far mancare la gente in palestra a vederci, secondo me. No. No, la posso vedere da casa, no? Venite via per il tifo. In trasferta ci sarà anche la diretta streaming, diciamo così. Senti, un'ultima cosa, avete comunque trovato una bella quadratura adesso, Anna, no? Sì, c'è anche il morale, mi dicevano i tuoi compagni, tutto sommato. Chiaro. Tra l'altro vediamo anche che nonostante ci sia magari qualche problema fisico, così anche girando tra di noi riusciamo lo stesso a ottenere un buon gioco e un buon equilibrio, quindi siamo tranquilli e fiduciosi. E che dici ai tifosi di Albese per chiudere, Anna? L'ho già detto, non accontentatevi la diretta streaming, ma venite in palestra a fare il tifo, anche perché non è lontana, quindi... e poi subito dopo andiamo tutti al Maryland a festeggiare. È un invito? Assolutamente. Perfetto, grazie Anna, ciao. Grazie della simpatia, ciao.